Partis ed è una pigmentista. Questa è la prima puntata di Segni dei Fioriti e su di lei, su Francesca, eseguirò il make-up al viso. Vi farò vedere come si esibirà. Lei ha un viso con il mento allungato, quindi qui i miei zigomi sono abbastanza infossati e andremo a valorizzare il suo viso. Eseguirò un make-up correttivo. Lei ha anche una pelle secca e anche una pelle che si arrossa facilmente, un po' di cuprums, quindi andrò a coprire anche questi difetti e il suo viso migliorerà notevolmente e sarà più luminoso. Questo, iniziamo con i correttori. Un correttore chiaro che andrò ad applicare. Sto applicando il correttore sotto le occhiaie per fare in modo che il suo sguardo sia più intenso e nasconda questo difetto e farlo diventare un pregio. Questi prodotti sono altamente professionali, quindi coprono parecchio il difetto di una persona. Anche voi a casa potete seguirmi e fare la stessa cosa. Ecco, già lo sguardo di Francesca è già migliorato, che prima si vedevano di più le occhiaie e adesso abbiamo fatto in modo che non ci sono più, sono quasi scomparse. Però adesso abbiamo il problema del rossore diffuso, quindi della cuprosa. Applicheremo un altro tipo di correttore, in questo caso il verde che annulla il rosso, quindi si applicherà nella zona in cui si vede maggiormente il rossore e lo si tira. Mi raccomando, prima di applicare qualsiasi make-up al viso, bisogna sempre applicare una crema idratante. Se la pelle non è ben idratata, qualsiasi cosa che applichi non tiene e poi non tira maggiormente il colore. Quindi l'effetto poi è orribile. Io uso una lunare per tirare il colore, però ogni persona può usare qualsiasi dito della mano come è più comodo. Chiediamo al modello come va. Molto bene. Okay. Si sta rilassando. Assolutamente sì. Bene. Il rossore è quasi sparito e abbiamo un colorito più uniforme. Dico anche che non sempre è facile reperire il correttore verde in commercio, quindi questi sono colori professionali. Se non lo trovate in commercio, trovate un color pesca che va ugualmente bene. È come se stessimo dipingendo una tela, usiamo i pennelli ma usiamo anche le dita. Sono alcuni pittori che utilizzano entrambe le cose. Il rossore di Francesca è quasi sparito. Applicherò un fondotinta color pelle quasi uguale alla sua. Si tira il fondotinta, se è in crema ci sono fondotinti in crema, ci sono fondotinta in stick. Io consiglio sempre di applicare il fondotinta in crema. Si parte dal mento per allungarsi anche sotto il collo. Qui, attenzione, questo è un errore che fanno quasi tutte le donne, di applicare il fondotinta e praticamente il segno del fondotinta qua e non l'allungano con la spugnetta sotto. Adesso ci sono molti metodi per applicare il fondotinta. E si può diciamo tamponare con la spugnetta oppure usare il pennello a base larga, quindi faccio vedere che è tipo questo di setola e lo si applica in questa maniera.
io tiro fino al collo, ma se la persona ha un abito scollato fino al décolleté, allora piano piano si metterà anche il fondotinta fino al décolleté se è scollato il vestito, se no ci limitiamo a tirarlo fino in fondo, cioè fino al collo, così non si vede neanche il distacco. Mi raccomando, usare delle spugne sempre morbide per il viso, i movimenti sempre verso l'alto, perché se noi facciamo un movimento verso il basso noi induciamo a farci delle rughe, anche il naso, labiali, anche verso il basso, quindi noi dobbiamo togliercele, apparire sempre più belle e con meno rughe se possibile. La fase del fondotinta è quasi terminata e andrò adesso a fissare il fondotinta e il correttore applicato in precedenza con la cipria in polvere. La si tampona sul dorso della mano e la si applica dal mento verso l'alto. Non importa che qui ci sia depositata più cipria, poi la si toglie con il pennello. La cipria in eccesso, ok? Serve per fissare il fondotinta e il correttore messo in precedenza. Si toglie la cipria in eccesso con questo tipo di pennello che è tondo e bombato. Si fa in questa maniera. Quindi è come se noi facessimo una carezza al nostro viso. La cliente sotto si sta rilassando e quasi si addormenta. Così? La signora in questione non sa che tipo di vestito indossare di sera. Userò i colori della terra, quindi che vanno bene per qualsiasi tipo di abito che uno voglia indossare. Vi spiegherò mano a mano di che cosa si tratta. Intanto sto applicando la matita nera sugli occhi. Quindi si applica la matita nera dall'esterno verso l'interno, che poi andrò a sfumare con il pennello. Okay. Eseguo la stessa cosa anche dall'altro occhio. Guarda su, e già che ci sono, ne metto un pochino anche sotto l'occhio e poi sempre col pennello andrò a sfumarlo. Finito questa fase, l'applicazione della matita, si applicherà questo tipo di pennello, è fatto tagliato a obliquo, quindi ripasso la matita già messa e la sfumo col pennello. Guarda su, sotto la stessa cosa, andiamo a sfumare la matita applicata prima. Vedete la differenza? Adesso andremo a fare l'altro occhio. Consiglio sempre di usare pennelli di ottima qualità, perché se noi usassimo dei pennelli che non sono di ottima qualità, poi dopo si creerebbero delle, diciamo, allergie agli occhi. Applicheremo su Francesca l'ombretto agli occhi, i colori della terra. Quindi i colori della terra sono sul beige chiaro, marroncini e marroni scuri. Si utilizzerà questo tipo di pennello, ma anche per la sfumatura, e ve lo farò vedere un altro tipo. Si applica sempre una base dall'interno verso l'esterno, chiara, quasi non si vede, non si fa quasi tutta. Se ci sono residui di polvere, si sbatte sempre il pennello.
applicherò il colore su un marroncino chiaro a metà occhio verso l'esterno. Se qualche polvere dovesse cadere sul viso, si tampona con questa spugnetta. Cambiamo pennello, prendiamo questo tipo di pennello un po' più piccolo per andare a prendere il colore marrone da applicare all'esterno dell'occhio, marrone scuro. Si prende il colore marrone e lo si applica all'esterno dell'occhio e lo si tira verso l'interno. Se c'è qualche errore, basta tamponare con questa spugnetta senza usare le dita. Se poi il colore è in eccesso e lo volete comunque sfumare, si utilizzerà questo tipo di pennello che ha una punta un po' più piccola ma più bombata. Si applicherà un colore chiaro che è sotto le sopracciglia per valorizzare il trucco già messo in partenza. Se il trucco non ci convince, allora andremo, diciamo, a valorizzare questa parte qua. Andremo a sfumare meglio. Riprendo questo tipo di pennello che è tagliato a metà proprio per valorizzare le sopracciglia. Ci sono dei punti vuoti che la modella Francesca e quindi andiamo a riempirli un po' con il l'ombretto, così lo sguardo è più intenso. E già l'occhio è cambiato con una sopracciglia più, diciamo, disegnata. Faremo anche l'altro. Si definisce meglio anche il make-up. Andrò a riprendere la matita nera per valorizzare meglio la linea che ho fatto all'inizio. Andremo ad applicare il fard con questo tipo di pennello piatto, largo ma piatto. Parte sotto degli zigomi, verso l'esterno, le tempie. Adesso andiamo a mettere il rossetto con questo tipo di pennello. Scegliamo insieme se poter mettere la matita contorno labbra oppure direttamente il rossetto. Optiamo per questo tipo di matita, color carne. Poi valorizzeremo meglio con il rossetto. Se utilizziamo una matita scura, in questo caso non lo consiglio, usiamo un rossetto in qual modo scuro. Idem se utilizziamo una matita chiara, anche il rossetto deve essere chiaro oppure leggermente un po' più scuro. Quindi si fa prima il sotto e poi si fa il sopra. Adesso applicheremo questa matita color carne sotto, si applica prima sotto, si fa tutto il contorno dall'angolo esterno fino all'angolo esterno. Fatto ciò, si applica dall'angolo esterno sopra, piano piano.
piano, l'angolo di cupito che sono questa parte qui, si evidenzia bene e poi si scende verso l'angolo esterno. Andremo ad applicare il rossetto con questo tipo di pennello. Si applica prima sotto, adesso faremo il sopra. Si definisce meglio anche il contorno. Su Francesca abbiamo terminato il make-up e utilizzeremo il fissante trucco, così il trucco dura di più. Si dà una distanza di pochissimi centimetri e lo si spruzza. Grazie. Ciao carissime. Siamo qui all'angolo della posta. Oggi chi mi scrive è Sonia di Bologna. Vediamo che cosa mi dice. Ciao Stefania, mi chiamo Sonia, ho 30 anni, sono di Bologna. Ho subito un intervento al seno per un tumore. Volevo chiederti un consiglio per avere delle labbra idratate. Che rossetto mi consigli? Ho le labbra molto secche, dovute a terapie. Grazie, ciao Sonia. Carissima Sonia, allora, innanzitutto ti consiglio di utilizzare un buon burro di cacao contenente burro di karité, che idrata molto le labbra. Prima cosa. Seconda cosa, io ti consiglio di, oltre all'applicazione del burro di cacao, l'applicazione del gloss un pochino sul labbro inferiore per dare un senso di lucidità. Eviterei di applicare un rossetto in stick, ok? Se vi è piaciuta la puntata di oggi, cliccate like, scrivetemi a senirifioriti@teleglobal.tv sopra impressioni. In più iscrivetevi al canale Seni Rifioriti e oltre al canale di teleglobal.tv. Vi ringrazio, un bacione, ciao!